In merito all'ecobonus 110%, stiamo cercando di sviscerare alcuni dubbi che ci vengono riportati dai nostri clienti. Ci sono tante interpretazioni da dare alle varie comunicazioni, molto probabilmente in futuro tanti chiarimenti verranno ancora dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo, però i clienti ci chiedono risposte oggi, ci chiedono di dare delle indicazioni e noi proviamo a darle. Oggi parliamo di unità collabenti. Quali sono le unità collabenti? Le unità collabenti sono quelle unità immobiliari accatastate con codice F2 e che tipicamente sono quelle case magari non abitate che hanno grossi problemi edili e non devono subire grossi interventi di ristrutturazione, e ci si chiede: possiamo accedere al 110% su questa unità che oggi non è abitata e che ha grossi interventi da fare? Primo quesito è: lo posso fare in questa mia abitazione aggiuntiva? Certo, lo si può fare. Ogni contribuente può fare interventi in ecobonus fino a 2 abitazioni, quindi io potrei farlo nella mia casa principale e poi in una seconda abitazione, quindi 2 abitazioni per contribuente e 2 abitazioni per codice fiscale. L'altra caratteristica da verificare invece è: un'unità collabente può accedere al 110? Certo che può accedere al 110, basta che sussistano tutte le caratteristiche principali dettate proprio dal decreto rilancio. Una cosa importante da sapere però, perché molto spesso le unità collabenti non hanno sistema di riscaldamento interno, quindi ricordatevi, si può, deve già esistere all'interno dell'unità un sistema di riscaldamento, il decreto parla chiaro, attenzione, si deve sostituire la climatizzazione invernale, ok? Quindi vuol dire che c'è un sistema di climatizzazione, c'è un sistema di riscaldamento, ci sono degli impianti, questi vanno adeguati sostituendo l'unità oppure anche proprio facendo un adeguamento totale dell'impianto. Solo se ho un sistema di riscaldamento posso pensare di accedere al 110 e non pensate che, vabbè, non ho sistema di riscaldamento, opero con il cappotto, anche se non c'è sistema di riscaldamento, e vado in 110. No, anche il cappotto è qualcosa che ci permette di non fare dispersione. Se la nostra unità collabente non ha sistemi, non ha la climatizzazione invernale, non può accedere al 110%. Avete altri dubbi, altre domande, mettete mi piace a questo video e contattate Soladria attraverso i social e il nostro sito internet.